Craig e Samantha Klopp erano entusiasti quando hanno scoperto di aspettare il loro secondo figlio. Cercavano di dare al loro adorato bambino, John, un fratellino o una sorellina da almeno un anno ormai. Il bimbo era stato irremovibile su questo. Voleva essere un fratello maggiore. La famiglia Klopp non poteva essere più felice di così. Quando finalmente era arrivato il momento di scoprire il sesso del futuro bambino, Samantha aveva chiesto all'ecografista di non dirle niente, ma di scrivere il risultato su un pezzetto di carta chiuso in una busta ben sigillata. Poi Samantha aveva consegnato la busta nelle mani di una sua cara amica e questa aveva organizzato una festa coi fiocchi per scoprire e annunciare a famiglia e amici il sesso del nascituro. Tra chiacchiere, risate e pasticcini, quando i palloncini rosa e viola si sono liberati nel cielo, tutti si erano abbracciati entusiasti. John avrebbe avuto una sorellina. Nessuno, tuttavia, era più emozionato di Craig, il cui cuore scoppiava dalla gioia all'idea di diventare presto papà di due bellissimi bambini. L'uomo aveva dato un bacio a sua moglie con le lacrime agli occhi, impaziente di accogliere la nascitura. Il suo sogno si stava finalmente realizzando e non poteva essere più grato a Samantha per questo. Aveva tanti progetti per il futuro della loro famiglia. Ad esempio, aveva già deciso che avrebbe insegnato anche a sua figlia a giocare a baseball. Da giovane, Craig era stato una promessa del baseball. Era così bravo che aveva vinto persino una borsa di studio per l'università, ma all'improvviso un brutto infortunio alla spalla l'aveva costretto a togliersi la divisa e ritirarsi dal campo. Al baseball doveva tutto. Era stato proprio durante una partita sul campo dell'università che aveva notato una giovane studentessa e se n'era innamorato all'istante. Già all'epoca sapeva che quella ragazza sarebbe diventata la madre dei suoi figli e il giorno del loro matrimonio aveva detto a Samantha che quella era stata la partita più importante della sua vita perché lo aveva portato a lei. Un anno dopo la laurea, Craig aveva smesso di giocare a baseball e aveva cominciato il suo lavoro di ingegnere. Lui e Samantha avevano presto cominciato a costruirsi una vita insieme. Si erano sposati e avevano accolto il loro bambino John in quello che Craig ricordava come il giorno più bello della sua vita. Ed ora era impaziente di aggiungere un altro bellissimo momento alla vita della loro famiglia. Dal giorno della festa alle vite di Samantha, Craig e John proseguirono frenetiche. Craig e John alternavano la routine della scuola e del lavoro a qualche lancio in giardino, ma non dimenticavano mai di aiutare la mamma, con cui adoravano sedersi sul divano e mettere la mano sul pancione per sentire la bambina scalciare. Tutto era perfetto per i Klopp, stavano per realizzare i loro sogni e il futuro sembrava radioso. E con tutto quell'amore e tutte quelle risate, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che il destino, invece, aveva altri piani per la famiglia, piani ben più drammatici. A 10 giorni dalla data del parto, Samantha era relativamente tranquilla. Sia perché la gravidanza era andata bene e sia perché ci era già passata e pensava di sapere cosa aspettarsi. Invece, un giorno all'improvviso, Samantha si è svegliata con una strana sensazione addosso. Era come se stesse avendo le contrazioni. Non sembrava niente di grave né di insopportabile, così lei e Craig sono andati in ospedale tranquilli. Pensavano che i medici li avrebbero rimandati presto a casa dopo una rapida rassicurazione, probabilmente si trattava solo di qualche contrazione preparatoria, la bambina si stava preparando a venire al mondo. Invece, all'improvviso, proprio mentre parlavano con il medico, a Samantha si sono rotte le acque e la donna si è sentita subito debole e nauseata. Non riusciva a capire, non era successo niente del genere quando aveva partorito per la prima volta, ma ancora non credeva di doversi preoccupare. La sua bambina sarebbe nata prematura, ma in fondo questo non era un grande problema. E poi, proprio mentre lo pensava, Samantha svenne lì, di fronte al medico. Craig era terrorizzato, non aveva mai visto sua moglie in quello stato e quando un gruppo di medici ed infermieri si sono precipitati intorno a Samantha, lui è stato preso dal panico. Con le lacrime agli occhi ha supplicato i medici di dirgli cosa stesse succedendo alla sua Samantha, ma nessuno sapeva dargli una risposta, nessuno lo sapeva davvero e tutti erano troppo concentrati a salvarla per ascoltare lui. In pochi istanti i battiti di Samantha hanno rallentato, la sua pressione sanguigna è precipitata e il suo viso è diventato blu, mentre anche i segni vitali del bambino cominciavano a crollare.
Craig sentiva un brivido gelido percorrergli la schiena. Non c'era nulla che potesse fare per aiutare sua moglie e sua figlia, che all'improvviso sembravano star morendo davanti ai suoi occhi. Dopo vari esami, i medici hanno scoperto che Samantha aveva un'embolia amniotica, una patologia molto rara che si verifica quando del liquido amniotico che avvolge e protegge il feto durante la gestazione passa attraverso la placenta e l'utero e raggiunge la circolazione sanguigna, provocando l'occlusione di un vaso. Questo ovviamente danneggia diversi organi, in particolare cuore e polmoni. Si tratta di una situazione molto pericolosa che mette a rischio la sopravvivenza sia della donna che del bambino. E purtroppo il rischio di mortalità è elevatissimo. Bisognava agire in fretta. Samantha andava portata di corsa in sala operatoria dove Craig non poteva seguirla. Mentre portavano via Samantha, gli infermieri gli hanno detto che avrebbe dovuto prepararsi al peggio. Nessuno poteva sapere se sua moglie sarebbe sopravvissuta e in quel caso probabilmente non sarebbe stata mai più la stessa. La terra gli è crollata da sotto i piedi in quel corridoio del reparto di maternità. Avrebbe voluto gridare e prendere a pugni i muri, ma invece è crollato sulle ginocchia e ha appoggiato la testa contro il muro. Era una scena straziante. L'uomo pregava per le vite di sua moglie e sua figlia, mentre in sala operatoria i medici erano impegnati in una lotta contro il tempo. Infine, tutto è finito. Sul tavolo operatorio, le condizioni di Samantha sono peggiorate ulteriormente e alla fine i medici non hanno potuto fare niente. La donna è stata dichiarata morta, ma i chirurghi non avevano tempo di piangerla. Erano ancora determinati a salvare la bambina che portava in grembo. Per lei c'era ancora una minuscola speranza. Intanto, fuori, Craig piangeva e pregava e sbatteva la testa al muro. Il dolore che sentiva nel petto era il più forte che aveva mai provato in vita sua, mentre ripercorreva i momenti più felici di quegli ultimi 10 anni insieme a Samantha. In quei momenti erano stati spensierati, avevano riso, sperato e fatto progetti per il futuro. Un futuro che ora Craig si ritrovava a dover affrontare da solo. Un futuro che non sarebbe mai arrivato. Non avevano neanche ancora scelto un nome per la loro bambina, ma non poteva abbandonarsi al dolore e perdere ogni speranza, non quando sua figlia stava ancora lottando tra la vita e la morte. Craig ha accettato la sfida nell'unico modo che conosceva. Si è inginocchiato, ha unito le mani e con la voce rotta dal pianto ha posto la domanda più dolorosa e onesta della sua vita. Una supplica. Forse c'è un motivo per tutto questo, ha sussurrato. Forse non è di più di quanto io possa sopportare. Posso farcela, ma ti prego, ti prego, ti prego. Fammi abbracciare mia moglie un'ultima volta. Poi Craig si è alzato, si è asciugato le lacrime, ha tirato fuori il telefono dalla tasca e ha cominciato a chiamare la sua famiglia e quella di Samantha. Ha chiamato tutti i loro parenti e amici, tutte le persone che tenevano a lui e a sua moglie, e tutti si sono precipitati lì. Si sono abbracciati piangendo e si sono tenuti le mani. Qualcuno ha postato quella straziante storia sui social media e presto l'intero paese stava pregando per la bimba di Samantha e Craig. Intanto i medici lavoravano proprio a pochi metri da loro. Anche Samantha era ancora in sala operatoria. I dottori volevano ancora fare un ultimo disperato tentativo. Alla fine, le preghiere di Craig e dalla sua famiglia sono state esaudite. La sua adorabile bambina è venuta al mondo piangendo e gridando, pronta alla vita. Quando l'hanno messa in braccio a Craig, l'uomo non riusciva a non ridere e piangere insieme. Ma di una cosa era certo. Quella bambina si sarebbe chiamata Grace e il suo papà si sentiva infinitamente grato a poterla stringere tra le braccia. Ma la piccola Grace non era stata l'ultimo miracolo di quel giorno. Samantha aveva risposto all'ultimo tentativo di rianimazione. Il suo polso era ancora molto debole, ma almeno respirava. È stata portata in terapia intensiva e quando i medici hanno dato a Craig la notizia, l'uomo non riusciva a crederci. C'era ancora speranza, seppure flebile. Le ore passavano, i medici hanno fatto tutto il necessario per cercare di riportare indietro Samantha, ma la situazione sembrava peggiorare ogni momento di più invece che migliorare.
Medici e infermieri erano intenti a controllare i valori vitali della donna quando Craig si è avvicinato a lei tenendo la loro neonata tra le braccia. «Ti prego, Sam. Ti prego, Sam», le ha sussurrato prendendole la mano. «Se hai ancora un po' di forza dentro di te, ti prego, combatti. Torna da me, torna dalla nostra famiglia, incontra tua figlia». Ma nemmeno quella supplica sembrava poter salvare la donna, il cui cuore e polmoni stavano cedendo nonostante le due trasfusioni. Samantha sarebbe potuta morire in qualsiasi momento, eppure era ancora lì, a lottare in qualche modo. Sono passate altre ore, poi uno dei medici si è accorto che la donna aveva un organo perforato dal quale stava sanguinando, e così l'hanno spostata in un altro ospedale, uno in cui avevano dei macchinari che, una volta riparato l'organo perforato, aveva più possibilità di ripristinare cuori e polmoni. E quando hanno visto che sembrava funzionare, l'hanno risvegliata dal coma lentamente per controllare il suo sistema nervoso e cerebrale. Craig è entrato nella stanza proprio mentre sua moglie stava riaprendo gli occhi e immediatamente il suo cuore si è fermato mentre le sorrideva. I medici erano increduli. Le funzioni cerebrali di Samantha sembravano funzionare perfettamente. Dovevano portarla di corsa in sala operatoria per provare un nuovo intervento e così Craig è corso a prendere la neonata e per la prima volta l'ha messa in braccio alla sua mamma prima che venisse addormentata di nuovo. «La nostra bambina è qui, tesoro», le ha sussurrato con le lacrime agli occhi. «Si chiama Grace. È bellissima ed è sana ed è viva». Guardando sua figlia, qualcosa negli occhi di Samantha è cambiato. Era pronta a lottare per tornare dalla sua famiglia. Poi i medici le hanno fatto l'anestesia e Samantha si è riaddormentata, lasciando Craig e la piccola Grace pieni di speranza. Hanno aspettato e aspettato, poi uno dei chirurghi è uscito dalla sala operatoria per dargli la notizia. Sua moglie era sopravvissuta. Nello stesso giorno era morta ed era rinata, aveva messo al mondo una vita e aveva quasi perso la sua e poi se l'era ripresa. Ed ora finalmente era tutto finito. Quando Samantha si è risvegliata dopo l'intervento, tutta la sua famiglia era lì ad aspettarla. Craig aveva chiamato i suoi genitori per aggiornarli e gli aveva detto che finalmente potevano portare il piccolo Johnny in ospedale per riabbracciare la sua mamma e conoscere la sorellina che aveva tanto atteso. La donna era ancora esausta, ma respirava e regalava sorrisi deboli ai suoi bellissimi bambini e a suo marito, l'uomo che non aveva mai perso le speranze. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Se questa storia vi è piaciuta, cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.